Questa è un'altra splendida giornata. Una giornata nei Marines è come una giornata al Grand Hotel. Ogni pasto è un banchetto. Ogni busta paga una fortuna. Ogni formazione una parata. Io adoro Cristo. Il corpo dei Marines. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in questi giorni ha annunciato la formazione della Sesta Armata Americana. Ma di cosa si tratta? Sembra che la difesa americana non debba essere solo terrestre, ma anche spaziale. La cosiddetta Space Force si occuperà di difendere gli interessi americani oltre i confini terrestri. Ma da cosa? Come primo passo, afferma Pence, sarà formata la Space Development Agency, che avrà a disposizione tecnologie da fantascienza. Abbiamo le navi, abbiamo le armi, abbiamo bisogno di soldati. In un secondo momento sarà attivata la Space Operation Force, che avrà il compito di riunire scienziati, ingegneri e intelligence nel settore di progetto e militare. A Ginevra si è riunito il Consiglio federale. Affronteremo la minaccia con il nostro valore, il nostro coraggio e con la nostra stessa vita, per garantire con ogni mezzo che solo la civiltà umana possa dominare questa galassia ora e per sempre. Si tratterà quindi di creare degli esperti di guerra spaziale, dove il suo culmine sarà la US Space Command, una vera e propria fanteria dello spazio. Fanteria, signore. Ottima scelta. La fanteria mobile ha fatto di me l'uomo che sono oggi. Lo so, sembra assurdo, ma il progetto partirà nell'anno 2020. L'idea del comando spaziale è proprio del presidente Trump, che nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca evocava lo spazio e il ruolo degli Stati Uniti a essere il protagonista nello scoprire i misteri che si celano oltre la nostra atmosfera. Ufficialmente lo Space Command dovrebbe fronteggiare il crescente rafforzamento di Cina e Russia nell'ambito delle armi satellitari e dei missili ipersonici, già testati con successo dai due paesi, considerati sempre più una minaccia. Ma le cose stanno proprio così? Negli ultimi due anni si sono susseguiti viaggi spaziali ufficiali e non, sia da parte del governo di Pechino che della Russia e degli Stati Uniti. Nell'ultimo periodo l'interesse nel creare un avamposto sulla Luna si è sempre più rafforzato, diventando quasi una necessità per tutti. In questo anno Trump ha proprio fatto visita prima alla Cina e poi al presidente russo Vladimir Putin. Sempre ufficialmente per questioni politiche, economiche e di strategie mondiali. Ma cosa sta succedendo proprio negli ultimi due anni? Possibile che nello spazio profondo sia stata individuata una minaccia comune a tutto il nostro pianeta e che i tre paesi più potenti al mondo si stiano già organizzando per contrastarne l'arrivo?